Buongiorno ragazze, mi sono appena svegliata, non so se si vede dalla mia faccia. È domenica e sto per far colazione, mi sono tostata il pane, due fette di pane, ho ancora questo pane fresco che mi è arrivato dalla spesa che ho fatto all'Esselunga l'altro giorno. Io insomma lo conservo in un sacchetto, quindi rimane bello morbido per un po' di giorni e poi lo tosto con il mio solito tostapane. Qui ho due marmellate perché mi piace mangiarla, insomma quando ho la possibilità di avere due tipi di marmellate diverse, tra poco non l'avrò più perché ho solo più una marmellata di mirtilli, mi faccio una fetta di pane con una marmellata di albicocche e l'altra con i frutti di bosco e poi ho il mio tè qua. Adesso faccio colazione, poi mi sono già portata pure qui in postazione il mio struccaggio mattutino, ossia dischetto grande di cotone e acqua termale. Adesso sto usando questa qua della Uriage perché in realtà al mattino non necessito di acqua, acqua e sapone no, perché tanto mi strucco benissimo la sera. Tra l'altro ieri sera sono andata a dormire con la maschera notturna, quella in gel trasparente coreana che vi avevo citato nel video delle cose del mese, per cui mi sento la pelle super super idratata ed è molto bella quella maschera, perché praticamente voi la mettete, tolta la prima mezz'oretta in cui il viso è leggermente un po' appiccicoso, ma poco niente, cioè calcolate che ieri sera mio marito mi dava i baci qui e non neanche se ne accorgeva, potevo dire smettila che ho la maschera, però non se ne accorgeva, e dopo mezz'ora si asciuga completamente, per cui io stamattina mi sono svegliata che mi sento anzi addirittura meno unta del solito, però insomma dopo mi passo la mia acqua micellare. E poi, tanto oggi di nuovo siamo a casa, non è che si possa far nulla, tra l'altro oggi era previsto sole, ma cioè non è brutto brutto, secondo me tra un po' il sole arriva, però sono già le 10:20. Infatti in questi giorni ne sto approfittando un po' per, insomma, se non devo lavorare, di svegliarmi un po' più tardi, anche se io normalmente, insomma, chi mi conosce lo sa, il sabato e la domenica tipo alle 8 ero già in piedi, però appunto potendo fare le cose che normalmente facevo il sabato e la domenica, un po' di corsa tra una cosa e l'altra, anche durante la settimana, insomma, me la prendo un po' più con comodo, anche perché ieri sera siamo andati a dormire tardissimo, tipo alle 2 di notte, perché abbiamo iniziato a vedere La Casa di Carta, l'ultima stagione, non farò spoiler, giuro, ma cioè per noi è una delle serie, cioè non dico più belle che abbiamo visto, però ti prende un sacco. Ne abbiamo visti due episodi, poi ci siamo guardati, erano tipo già mezzanotte e mezza, mio marito fa, ne guardiamo un altro, e poi in realtà l'abbiamo iniziato, poi insomma abbiamo stoppato perché abbiamo detto dai, se facciamo così in 3 giorni l'abbiamo finita, invece ci piace un po' comunque tenercela buona per qualche giorno, per qualche sera, anche perché ormai io e lui guardiamo solo Netflix la sera, quindi insomma almeno per questa settimana siamo a posto. E stamattina mi sono svegliata con la voglia di cucinare un sacco di cose, per cui preparerò subitissimo, quindi appena finisco di far colazione, i miei biscotti, quelli che insomma avete già visto nell'altro vlog, quelli con l'acqua, lo zucchero di canna, l'olio, la farina, quindi molto molto semplici. Magari vi riscrivo la ricetta qua sotto nel box info, ma insomma evito di farvi vedere la preparazione, perché se volete al massimo andate a vederlo nell'altro vlog. Scusate, mangio perché sennò il pane non è più caldo. Poi voglio fare delle polpettine di fagioli cannellini, perché vabbè, comunque ne parliamo dopo di cosa cucino. Adesso faccio colazione. Ragazzi, sono ancora in pigiama e struccata, ma mi sono presa bene per la cucina, quindi ho deciso di finire di cucinare cosa devo cucinare, così almeno il discorso è chiuso e poi posso dedicarmi ad altro. Io normalmente faccio così, ma non perché mi pesi cucinare, anzi sono super felice di cucinare, mi piace un sacco. Stamattina mi sono proprio alzata con la voglia di preparare cose, però preferisco dire ok,
ho cucinato tutto quello che dovevo cucinare, adesso mi posso dedicare ad altro, mi posso rilassare, mi posso... In realtà devo andare a fare delle lavatrici. E comunque i biscotti sono già in forno, adesso tra poco li sforno in realtà, perché mi devono stare solo 10 minuti in forno, quindi ne mancano già 7, sono 7, ho già tirato fuori anche la mia alzatina, questa era di mia nonna e la uso appunto quando sforno i biscotti. E nel frattempo volevo preparare appunto delle polpettine per pranzo, perché ormai io mi sono abituata a pranzo a mangiare da quando sono a casa, cioè ormai no, più di un mese, no, un mese più o meno, proteine e verdura a pranzo e la sera la pasta. Lo so che forse normalmente bisognerebbe fare il contrario, ma io mi trovo bene così, perché ho sia ceci che lenticchie che fagioli, appunto cannellini, però dato che ho questi qua che avevo comprato da Italy quando eravamo andati con le offerte, ho detto proviamo a fare delle polpettine di fagioli cannellini. Per cui mi sono scaricata una ricetta, cioè scaricata, sto guardando su internet, e mi dice scolare la scatola di fagioli cannellini, ok, e schiacciarli con lo schiacciapatate, unire 80 g di parmigiano, sale, uovo. Vabbè, aglio e scalogno che ovviamente io non metterò neanche morta. Poi devo formare delle polpettine, infarinarle e poi metterle sulla placca da forno. 200 gradi per 10 minuti. Ok, anche perché io non ho voglia di... non voglio friggere assolutamente. Per cui intanto scolo questi, lascio mettere il parmigiano. Dico che profumo di biscotti c'è già per la cucina. Ancora 2 minuti. Perché io mettendo a 200 gradi cuociono molto in fretta. Oltretutto stavolta, diversamente dalle altre volte, ho usato lo zucchero bianco perché non ho comprato quello di canna, per cui normalmente vengono un pochino più scuri e invece oggi rimarranno un pochino più bianchi proprio perché ho messo lo zucchero bianco. Però provateli questi biscotti, tra l'altro alcuni di voi li hanno provati e mi hanno taggato anche su Instagram, quindi se li fate taggatemi su Instagram, mi raccomando. E sono veramente super super buoni. Infatti ieri sera dopo cena, appunto avendo visto la casa di carta fino a tardi, avevo una voglia di dolce verso mezzanotte, sono venuta qua in cucina a cercare qualcosa e non avevo niente. E mi sarei messa veramente a preparare i biscotti, questi biscotti, per avere qualcosa di dolce, visto che in 10 minuti erano pronti, poi ho detto vabbè. Quindi voglio preparare queste polpettine e poi voglio, come contorno, ci farò delle carote, che adesso anche mi metto a preparare. Perché praticamente, vabbè, è una delle poche verdure fresche che mi è rimasta in frigo. Ho ancora un finocchio, due melanzane e le carote, oltre ad avere un casino di patate. Sì, solo carote. Perché nell'ultima spesa di Esselunga purtroppo... Ah no, i pomodorini. Ho 1 chilo di pomodorini, ma stasera, l'ultima cosa che oggi preparerò, voglio provare a fare la focaccia pugliese. Mi sono presa bene con le cose pugliesi l'altra sera, ho preparato i panzerotti e appunto ieri sera mi sono documentata bene sulla ricetta della focaccia pugliese e quella con i pomodorini sopra, quindi la voglio preparare. I biscotti arrivo. Eccoli qua, ho sfornato i miei biscottini, vedete sono leggermente più chiari del solito. Li ho proprio lasciati 10 minuti e guardate come sono già belli dorati, ah, bruciano. Tra l'altro stavolta sono lievitati meno perché a differenza delle altre volte ho usato mezza farina di farro, quindi su 200 grammi di farina ne ho usati 120 di farro e 80 di riso. E quindi appunto vi dicevo che voglio fare la focaccia pugliese sia perché me la sogno veramente da giorni. Io ho un sacco di colleghe pugliesi, colleghe amiche pugliesi, per cui insomma, in questi anni di lavoro spesso insomma, facciamo cene a casa di una, a casa dell'altra, si fa la serata panzerotti, la serata focaccia, per cui l'altra sera appunto avevo voglia di provare a fare i panzerotti, sono venuti bene ma da migliorare, però ho capito i miei errori, per cui poi li rifarò. Cioè, a mio marito ha detto che erano buoni, però l'aspetto non era proprio come quelli che fanno loro. E quindi avevo consultato 3 o 4 colleghe, unito le varie ricette. E invece, in realtà, adesso ho visto la focaccia pugliese, che non è proprio la focaccia barese, quella con la patata e tutto, da una ragazza che seguo su Instagram, si chiama il Baracchino Itinerante. E appunto ha fatto questa focaccia che deve essere super super buona. Lei in realtà diceva di farla lievitare solo 2 o 3 ore. Io invece in realtà voglio farla lievitare di più perché io ho
ho dei, proprio dei problemi un po' a digerire la pizza, e credo che il problema sia legato non tanto alla pizza in sé quanto al lievito. Secondo me faccio un po' di fatica a digerire il lievito, per cui ho detto più lo faccio lievitare meglio è. Per cui anche se appunto sono le 11, ora che vabbè la farò, mi sa che saranno le... Allora, intanto ho grattugiato il parmigiano, lì dice 80 grammi, io ne ho messo un po', adesso ero un po' stufa. Prendo i cannellini, diciamo scolati, li metto e li vado a schiacciare con la fetta. Oh, che fatica, tra l'altro è arrivato il sole. Il sale. Muovo in un bicchiere, così lo sbatto leggermente, aggiungo l'uovo. Adesso secondo me aggiungendo l'uovo diventerà super liquido. Cioè, adesso vi faccio vedere come è venuto, cioè è super liquido. Io ho un po' fangottato l'uovo, anche perché all'interno delle, quando devo fare queste polpette, che siano polpette di legumi o polpette di, come si chiamano, di verdure, tutto all'interno dell'impasto non mi fa impazzire aggiungere la farina, perché trovo che poi non so, si senta, giusto, non faccia bene. Però adesso ho messo un sacco di pane grattato, un goccio di farina di riso, ecco, proprio per rimanere in tema, ma proprio poca, un cucchiaio, non di più, giusto per far diventare l'impasto un minimo un po' più duretto da poter fare le polpette. Ok, allora ho messo un pochino d'olio, faccio un po' rosolare le carote così per qualche minuto, dopodiché per farle glassate bisogna coprirle d'acqua, aggiungere un cucchiaino di zucchero, del sale, un altro pochino d'olio e se ce l'avete un goccino di burro, e poi le lasciate lì coperte a cuocere per tipo 20 minuti. Così poi nel frattempo vado in bagno e mi do una sistemata e poi vi faccio vedere come farle un po' bruciocchiare. Sono, diciamo, appunto vengono le carote glassate che a me piacciono un sacco. Farò anche l'impasto per la focaccia, così poi me ne vado dalla cucina e non ci entro più. Ieri tra l'altro mio padre è venuto qua a casa a ritirare le cose della spesa lunga che avevamo comprato, perché stiamo cercando di fare, anche quando facciamo l'ordine online, una bella spesona includendo cose sia dei miei suoceri che dei miei genitori, in modo appunto da ovviamente evitare anche a loro di andare al supermercato. E però non mi era arrivata con l'ordine di lunga, né il lievito né la farina, per cui mio padre, uscendo appunto per venire qui a prendere la spesa, nella panettiera sotto casa mi ha preso 4 farine da 1 chilo e 2 lieviti. Purtroppo di lievito ha detto che non poteva darne più di 2, però insomma sono già stata contenta così. E i 4 kg di farina mi hanno reso felicissima, anche perché li avevo finiti, appunto mi rimaneva solo quella di farre di riso. E quindi facciamo questa ricetta. Dunque devo sciogliere 8 g di lievito con acqua tiepida 230 ml, poi aggiungere 300 g di farina e sale. L'importante è che sia un impasto umidissimo, quasi semiliquido. Andiamo. Allora, trascorsi 20 minuti, togliamo il coperchio e mettiamo il fuoco al massimo,
in modo da far consumare tutta l'acqua rimasta e fare in modo che si glassino un po', quindi diventino un po' bruciacchiatine come piacciono a me. Ecco, le controlliamo un po' a vista, mentre prima, cioè, io proprio le ho abbandonate, nel frattempo mi sono fatta la doccia, mi sono truccata leggermente, lasciandole qua a cuocere. In questa fase è meglio controllarle, perché è un attimo che si bruciano. Ok, direi che sono abbastanza bruciacchiate, le abbandoniamo qua e ci vediamo dopo. Comunque volevo solo farvi vedere quanto sta lievitando, cioè è lievitata da morire. Calcolate che quando l'ho messa era tipo così e sono le 2:20, cioè ora che siano le 8 di stasera secondo me straborderà. Allora, sto piegata così perché non ho voglia di tirare sul cavalletto per l'ennesima volta. E sto preparando la lavatrice da fare. Tra l'altro ho iniziato anche un po' a fare il cambio dell'armadio, visto che tanto ho tempo, perché direi che posso metterci anche le prossime 2-3 settimane per fare il cambio dell'armadio. E ho iniziato poco alla volta a lavare i maglioni di lana, ma vi spiego poi dopo come faccio. Ora faccio andare una lavatrice. Per quanto invece riguarda il cambio di stagione, io ogni anno normalmente la prima fase del mio cambio di stagione è quella di andare a lavare i maglioni, quindi i maglioni di lana. Come sapete, appunto, io ne ho diversi di maglioni, vabbè, questi sono quelli di mio marito che devo ancora lavare, questi sono i miei. Ho già iniziato a lavarne, perché normalmente cosa faccio? Ne lavo 2, 3, massimo 4 se sono di quelli piccolini, sottili, in lavatrice. Lavaggio ovviamente super delicato, io faccio appunto, ma che capelli mi sono venuti, faccio appunto il lavaggio quello a 30 gradi con una centrifuga bassissima e faccio quel lavaggio veloce da mezz'ora, metto un goccino di detersivo e un po' di ammorbidente, dopodiché li faccio asciugare bene. Mi raccomando, calcolate che ho una lavatrice da 10 kg e ne metto 3/4, ma se sono maglioni tipo questo, grossi, anche solo 3. Se avete le lavatrici più piccole, mettetene anche solo 2 alla volta. Poi volendo potete anche lavarli a mano, io non c'ho voglia. Quindi poi li faccio asciugare bene. In realtà quando li tirate fuori dalla lavatrice sono già praticamente asciutti. Li faccio asciugare bene distesi sulla stendino, quindi prendo proprio lo stendino vuoto e li metto come se fossero appoggiati. Quindi ok, li faccio asciugare bene. Dopodiché prendo questi sacchetti che sono proprio apposta per mettere via diciamo le cose, e metto dentro un antitarme, questi foglietti di antitarmi che profumano, e chiudo bene il tutto. Qua appunto ho già fatto 2 lavaggi, quindi sono già 2 pacchetti, e adesso ho ritirato gli altri 3 e più 1, 4 maglioni che appunto ho lavato e voglio mettere via. Adesso vado a cercare un sacchetto un po' più grande, perché appunto ne ho lavati 4, vorrei farli stare tutti insieme, e dopo invece faccio il lavaggio di altri 4 maglioni chiari. Me ne rimangono ancora un po' da lavare qua sotto, poi anzi magari poco alla volta inizierò con quelli di mio marito, anche se in realtà le sciarpe le ho già lavate. Ma infatti adesso aspettate che queste gli lascio giusto, questa qua che è un po' più sottile, ma queste sciarpe le vado, penso che sono già lavate e profumate, le vado a mettere via.
E quindi poi poco alla volta continuerò con anche quelli qua sotto. Ovviamente me ne sto tenendo ancora qualcuno fuori, prima di tutto perché li sto indossando molto in casa in questi giorni. Comunque, un conto se si sta fuori col sole sul balcone fa caldo, ma in casa comunque fa ancora freschino, anche insomma abbiamo i termosifoni spenti, però comunque stare fermo, soprattutto tutto il giorno, alla scrivania a lavorare o sul divano e tutto, dopo un po' mi viene freddo, quindi mi sto mettendo molto i maglioni di lana in casa. Poi poco alla volta inizierò a fare invece il cambio dell'armadio dei vestiti, però lì lo posso fare con calma, magari anche il prossimo weekend posso iniziare e mano a mano io porto tutto su in soffitta, quindi per me è uno scambio. Con la soffitta porto su le cose invernali, porto giù quelle estive e in più ho qualcosa nel letto contenitore, però diciamo che posso iniziare ancora ad aspettare per quella fase. Allora, sono finalmente le 8 di sera, proprio le 8 spaccate. Io alle 5 ho fatto fare una seconda lievitazione alla pizza, quindi l'ho già stesa nella teglia su suggerimento di alcune di voi e l'ho messa sempre coperta con la pellicola e un canovaccio dentro il forno, solo con la luce accesa. E devo dire che è lievitata ulteriormente. Prima ovviamente ho oliato per bene. Ho messo parecchio olio per sicurezza, la teglia sotto, comunque adesso ve la faccio vedere. Adesso la stendo ancora leggermente, ma in realtà pochissimo, anzi mi sa che non la stenderò proprio per niente. E vado a metterci i pomodorini, poi faccio questa bagna con acqua, olio e sale, comunque vi faccio vedere. Allora, devo dire che per essere la prima volta che la faccio è venuta molto buona, manca un pochino di sale nell'impasto, però buona. Tu amore, cosa dici? Buona. Buona. Stai apprezzando. Bene ragazze, no, con questo vlog concludo, mi sono già barricata in casa, ora mi mangio la focaccia e noi ci vediamo col prossimo vlog. Seguitemi anche su Instagram. Ciao!